prima cattura è un giovane carassio piccolino, lo ributtiamo nel suo lago. Quale modo migliore di iniziare un video se non facendo quello che faccio abitualmente? Ciao e bentornato sul canale, io sono Luca e bentornato nella mia casa in campagna. Oggi non ci troviamo nella mia casa proprio vera e propria in campagna, e dato che volevo fare questo video per ringraziare tutte le 3000 persone che sono attualmente iscritte al canale, quindi ragazzi grazie a tutti, ho deciso di fare questo video in questa location qua. Una prima parte del video sarà qua, poi ci sposteremo, andremo a casa, almeno vi faccio vedere bene tutti i progetti che sto ultimando nel giardino. Se vi ricordate, questo laghetto è lo stesso del video in cui vado a pescare carpe e le vado a mettere nella vasca a casa, quindi ho deciso di venire qua per vedere se ancora è rimasto qualcosa. Proviamo a vedere se riesco a prendere qualcosa e poi ci vediamo direttamente a casa. Oh, bene, sono tornato a casa e cominciamo subito il tour delle nuove cose che ho fatto a casa, che è andare a mettere questi rami di salice in dell'acqua, in modo tale che una volta che facciano le radici le pianterò e le metterò un po' a coprire e a realizzare delle zone d'ombra. Un'altra zona di casa che sto rivalutando e sistemando è questo pezzettino qua. Praticamente qua avevo questa radice di una pianta e sono andato con il martello demolitore a togliere praticamente tutto il cemento dalle parti, in modo tale che una volta pulito per bene tutto quanto andrò direttamente a segare la pianta e a ripiantare qua un'altra pianta, che in questo caso penso sarà il salice. E in questa parte qua ho gli aceri che ho fatto vedere anche in un video, ti lascio il link sotto dell'acquisto dove l'ho acquistato io. Vedete i 4 differenti varietà che si stanno aprendo in questo momento. Poi in questa parte qua ho le ninfee, alcune hanno già preso e altre ancora no. Continuando il tour, fate caso a questo bellissimo ciliegio che purtroppo dovrò andare a tagliare, perché tra le malattie e la vecchiaia sta piano piano morendo, quindi dovrò andarlo a togliere, anche perché vedete che in quella zona lì, dato che dovevo passare con escavatori, trattori eccetera eccetera, ho dovuto tagliare quella pianta. Quindi vedete che da questa parte è tutta bella sistemata e da quella parte praticamente manca tutto un mancone che proseguirà fino a qua. Ho inoltre realizzato la seconda porta con mio padre, un amico di mio padre, la seconda porta che va a chiudere bene tutto il capannino che avevo da questa parte qua. E in questa parte qua sono andato a piantare delle canne di bambù, ho provato a rimettere le radici delle bambù, dei bambù vecchi che avevo, e l'ho ripiantato in questa zona qua, che è un terreno pressoché umido perché praticamente va a fare il piano qua, quindi quando piove o anche normalmente che non ci batte quasi mai il sole, è un terreno molto umido, perfetto per la coltivazione del bambù. Questa parte qua dovrò andarla ancora a completare, ma ho messo delle pianelle che vado ad annaffiare ogni tanto per far sì che vengano tutte il più in paro possibile con il terreno, anche perché non avendo utilizzato la sabbia potete capire che il terreno non è perfettamente livellato. Ma volendola realizzare nel modo più semplice possibile, diciamo, perché una volta che le pianelle si siano ben assestate andrò a coprire con della terra su cui andrò poi a piantare del prato, quindi verranno queste pianelle a bordo con tutto il prato. Quindi ho sistemato anche qualcosa che avevo, insomma, per fare un piccolo pranzo o un qualcosa di veloce. Questa parte qua sarà tutta quanta, vedete che non è manutentata per niente, perché sarà tutta quanta da togliere per far spazio alla nuova siepe
che praticamente verrà da quella parte lì e farà anche tutto il giro. Queste qua sono le piante di abete che volevo realizzare come bonsai, quindi per ora sono qui. Questa, dato che era troppo, la radice era troppo piegata, l'ho messa al terreno. Tra un po' andrò a tagliare un pezzo di questo moncone e andrò a svilupparla per verticale. Questi sono i vasi che ho realizzato con il cemento. Ho fatto anche un video a riguardo. Queste sono altre piante di bambù, barbecue a gas per andare a cuocere qualcosa di veloce in questi caldi meridiani. In questa parte qua c'è il laghetto. Il laghetto che l'ho scavato settimana scorsa. Sinceramente aspettavo di finire tutto il lavoro con l'escavatore, ma sicuramente domani pioverà, quindi non potrò farlo prima di fine settimana, ma principalmente non sto continuando perché sto aspettando una bordura che serve appositamente per il laghetto. Te la lascio nel link sotto. L'ho acquistata, ma arriva fra qualche giorno, non era disponibile subito, quindi sto andando ad aspettare, a temporeggiare, per far sì che una volta che mi sia arrivata tutta la bordura riesca a realizzare e a finire il laghetto nel minor tempo possibile. Quindi per tutti i 3.000 iscritti che durante questi mesi sono stati attivi, mi hanno commentato, mi hanno scritto su Instagram, su YouTube, su Facebook, si sono interessati, mi hanno messo mi piace eccetera eccetera, vi ringrazio tutti quanti e spero di arrivare il prima possibile a 5.000 iscritti. Quindi se ancora non sei iscritto, iscriviti al canale, spunta la campanellina, metti un bel mi piace a questo video e commentami con un'idea o un consiglio per andare a sistemare nel miglior modo questo giardino. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.